50 anni, civitellese doc, laureato in scienze agrarie, con la passione per la politica, con un passato nel PDS, poi nei DS e poi tra i fondatori del Partito Democratico locale. Amministratore dal 1998 al 2008 con le amministrazioni Iannoni e poi Tulini. Si è preso un periodo di riposo ed è tornato in auge nell'amministrazione nuova, quella di Cristina Di Pietro, dove ricopre il ruolo di assessore al bilancio e anche presidente della società Interlaga. Forse ci siamo dimenticati qualcosa, ma lo chiederemo proprio a lui, ovvero a Gabriele Marcellini. Buon Buonasera. pomeriggio. Grazie di essere a 45 giri. Allora, una Grazie a voi. piccola sintesi della tua biografia. Forse ci siamo dimenticati qualcosa, ne parleremo nel corso della puntata. No, diciamo che ho vissuto molto in amministrazione negli ultimi anni e tante sono le cose che ho fatto e avremo modo di parlarne durante la trasmissione. Innanzitutto partiamo dal titolo, il titolo che è comunque a sinistra. Perché? Sì, è un titolo azzeccato in quanto sono stato protagonista, ahimè, della vicenda della esclusione mia e di Mario Tulini dal Partito Democratico Teramano a seguito delle elezioni amministrative del 2013. Dolorosa esclusione. Dolorosa esclusione perché io ritengo di aver fatto tutto per poter comporre le situazioni. A tempo debito farò uscire anche una mail che il gruppo Civitellese fece all'allora segretario provinciale Robert Verrocchio, nella quale mail si diceva esattamente quello che sarebbe accaduto nel 2013, con qualche anno di anticipo, se non fosse prevalsa la politica. Perché questo? Perché oggi, sempre più, cara Daniela, nei partiti prevale il personalismo e di politica ce n'è ben poca. Perché dico comunque a sinistra? Perché le etichette sono i tag oggi, quelli che in Su inglese su Facebook. Facebook, quelle sono le etichette. A un'etichetta deve corrispondere un contenuto. Io spero che ne parleremo durante la trasmissione, però posso dire, ma l'amministrazione di Cristina Di Pietro è un'amministrazione di sinistra o di destra? Esistono ancora a livello locale queste categorie? È di sinistra avere un sindaco donna? È di sinistra avere ad esempio un sindaco che è amatissimo dalla compagine, e posso dire la compagine amministrativa e anche fuori, e che è stata eletta è scelta per le sue capacità, non in quanto donna o bella donna, ma per capacità, capace di fare sintesi. È di sinistra passare dalla raccolta differenziata del 25% del 2013 al 52% del 2014, e di sinistra aumentare di 59.000 euro i soldi sul sociale come abbiamo fatto nel 2014, e di sinistra o di destra riaprire il centro disabili di Rocche, e potrei andare avanti. Questo voglio dire che quello che ci anima, che anima questa compagine di cui sono veramente felice, felice di far parte, di cui sono felice di far parte, beh, è proprio che i temi che mi sono cari sono tutti quanti affrontati e possibilmente Temi risolti da che questa possono amministrazione. essere temi sociali che storicamente poi sono affibbiati alla sinistra, no? La Esatto. sinistra storicamente ha più a cuore il sociale rispetto alla destra, secondo me sono categorie anche oggi superate, però il comunque a sinistra era anche un po' una provocazione per dire il tuo passato che comunque è all'interno di un partito di sinistra. Ti senti Ripeto, ancora di io sinistra? mi sento pienamente a sinistra, anche se, ripeto, concordo pienamente con te sul fatto che ormai sono categorie che andrebbero rivisitate, perché, ripeto, le tematiche che sono care a me sono in egual misura quelle
care a Cristina Di Pietro, che è il mio sindaco. Quindi significa che vogliamo dire che Cristina Di Pietro è di sinistra oppure che sono di destra, perché non lo so. Io so che queste tematiche sono care a lei, cioè lei ha spinto per avere più soldi sul sociale, non è politica di destra la sicurezza. La sicurezza penso che sia una tematica, lo affronteremo, tutte le vicende di Villa Lempa, ci avete fatto anche delle trasmissioni, ma è di destra la sicurezza? No, la sicurezza fa parte di un buon amministrare. Quindi queste cose, a mio avviso, sono comunque riconducibili alla serietà politica e ai valori politici che mi hanno sempre, sempre caratterizzato. Quindi il titolo è una provocazione, di comunque a sinistra per dire definitemi voi. Io sono così, io continuerò finché i cittadini lo vorranno e riterranno che sono importante o quantomeno utile a Civitella continuare su questa strada. Poi saranno gli altri a Certo, giudicare. tu non sei più tesserato del Partito Democratico, però ti piacerebbe riprendere la tessera del Partito Democratico? Io ho chiesto la tessera nel 2013, l'ho richiesta nel 2014 e non mi è stata data. Con Minossi adesso Ma come... guarda, Gabriele Minosse, io e Gabriele Minosse ci conosciamo tanti anni e c'è anche un rapporto di amicizia che va al di là della politica. E lui ha spinto moltissimo perché io diventassi il presidente dell'Interlaga, ma perché... Non perché fossi reintegro nel PD, cosa che non è stata, ma perché riteneva che io potessi portare avanti un progetto che si era arenato da 5-6 anni. Cioè si rischiava veramente il gabibbo, si rischiava veramente il gabibbo, cioè milioni di euro sottoterra e il gas per scelte scellerate della politica precedente che non veniva erogato e dato ai cittadini. Stiamo parlando del nuovo impianto, poi Sì, recentemente inaugurato qualche mese fa, il 19 di settembre, il circuito. perché questa cosa la voglio dire? Questa me la metto come vanto, diciamo, forse la cosa più importante, perché tutti mi dicevano che era impossibile ripartire. Io, da presidente della Comunità Montana, nel 2008, grazie all'amicizia con l'allora assessore Marco Verticelli, riuscii a far fare una legge all'ingegner Caputi, che potesse permettere l'ultimazione di questi lavori, che si erano bloccati da anni. Dopo 5 anni io ho ritrovato esattamente la stessa situazione che avevo lasciato nel 2008 come presidente della Comunità Montana. Sono stato eletto presidente, ho dovuto lottare perché nel CDA si è arrivati all'assurdo che per far andare avanti i lavori abbiamo votato 3-2. Intanto stiamo vedendo Sì, questa è l'accensione. una serata fantastica e bellissima perché è un altro tema che mi è particolarmente caro. Il metano è uno dei servizi essenziali e di sviluppo di un territorio. Ebbene, siccome io sono convinto montanaro, cioè sono convinto assertore che le aree interne debbano avere le stesse chance, le stesse Opportunità. opportunità delle zone più fortunate geograficamente ed economicamente, portare il metano dove i grandi gestori, cioè Enel Gas e Italgas, non l'hanno voluta portare, perché i cittadini devono sapere che a Cerqueto, a Ripe, a Rocche, l'Italgas, non aveva alcun interesse economico a portarlo. Noi l'abbiamo portato e stiamo andando avanti. Abbiamo inaugurato l'impianto a Valle Castellana non più tardi di una settimana fa, con l'assessore Dino Pepe e contiamo a maggio di inaugurare anche a Rocca Santa Maria, cioè completare tutto questo percorso. Ma ripeto, è una rivalsa, fra virgolette, delle zone interne, che è una tematica, ripeto, che mi è particolarmente cara nelle battaglie che cerco di condurre anche nei tavoli, ovviamente, non solo locali, ma anche sovracomunali. Quello è stato un bel momento. Dicevi cosa... Tra l'altro abbiamo visto anche Minosse, c'era Sì, beh, quell'esempio. come Minosse è stato il presidente dell'Interlaga, diciamo colui che ha iniziato concretamente questi lavori, perché
Per cui anche lui ha un merito sicuramente di questi lavori all'inizio. E quindi come sindaca adesso di Cortino ha inaugurato ovviamente gli impianti, uno dei sei sindaci della comunità montana, della già comunità montana della Laga, oggi sapete che le comunità montane sono sciolte, e quindi diciamo, va dato atto a lui che mi abbia voluto con forza alla presidenza di questo ente. Poi però non ha avuto lo stesso coraggio di ridarmi la tessera del Partito Democratico, perché sommessamente voglio dire che la lista di Cristina Di Pietro era una lista civica, è una lista dove nessun rappresentante politico, né PDL né PD è venuto a Si Civitella. è creato una sorta di modello Civitella, no? Quello che poi si voleva anche, in realtà le scorse amministrative si voleva portare anche altrove, non si è riusciti, ma Sì, è storia. il modello lì Però si è era. creato un modello. Il modello. Allora, la stampa ha creato il modello Gatti-Ruffini, che si parlò di questo accordo fra Gatti e Ruffini, Cristina, C'era notoriamente, anche Di Di Luca, Pietro, c'era anche Peppino Di Luca. ma diciamo che Peppino, io non lo so, sinceramente, poi i giornali se ne sono dette tante, però io dico che Claudio Ruffini è stato un nostro buon amico, sia mio che di Mario Turini, Certo. e comunque ci ha incoraggiato, però è rimasto lì, cioè non è che lui è venuto a fare la campagna elettorale, è venuto sopra. Certo. Io dico il modello Civitella, permettimi, è il modello della buona amministrazione. Tu insisti molto sull'amministrazione, io ti provoco subito. Le tue precedenti amministrazioni, visto che comunque sono diversi anni che stai nel comune di Civitella, quindi sei la tua terza amministrazione, le differenze, pregi e difetti tra Iannone, Tulini, È Di una Pietro. bella domanda. Diciamo che Angelo Iannoni devo molto perché lui mi ha portato in politica e quindi mi ha insegnato moltissimo. Molto di quello che io oggi faccio lo debbo anche a lui perché ero un ragazzo allora, quindi l'ho seguito attentamente. Diciamo che con Angelo Iannoni abbiamo scontato positivamente l'ingresso nell'euro, dove in pratica, grazie a tutte le procedure per far sì che la lira poi passasse all'euro, abbiamo potuto fare una montagna di lavori pubblici grazie all'abbassamento dei tassi di interesse e quindi era un'amministrazione veramente caratterizzata dal fare. L'amministrazione di Mario Tolini purtroppo si è caratterizzata da una notevole conflittualità interna, proprio perché c'erano rappresentanti politici, partitici più che politici, che poi rivendicavano ovviamente questi spazi. Io ho sempre detto che la visibilità in politica la fa il lavoro, la fa l'impegno, la fa la competenza. Non i personalismi. No, assolutamente no. Io ci crederei Daniela, io è la prima volta che parto come assessore in un'amministrazione. Io ho fatto per 6 mesi su 4 anni l'assessore con Angelo Iannoni, quindi l'ultimo periodo nel 2002, con Mario Tolini ho fatto praticamente neanche un giorno d'assessorato, ho fatto 2 mesi di vicepresidente Comunità Montana e poi circa da novembre fino a maggio presidente della Comunità Montana. Quindi incarichi pochissimi, però io penso di aver inciso nella politica civitellese, penso di aver fatto delle cose, quindi non è detto necessariamente che la carica, la prebenda possa essere un incentivo a far meglio, assolutamente, cioè io la visibilità la si ottiene lavorando. E la differenza oggi è la concordia, cioè Daniela, noi ci siamo scelti, cioè noi abbiamo fatto una riunione e ci siamo capiti, io, Mario, io per prima, ancora prima di Mario Turini, con Cristina Di Pietro. Cristina Di Pietro è una ragazza in gamba, non c'è niente da dire, è una persona che riesce a fare sintesi, riesce, forse perché donna, anche a ammortizzare eventuali potenziali polemiche. Stiamo avvicinando alla festa della donna e non vuole essere un panegirico fatto al sesso femminile, però io sempre Che nel passato ho visto che le le donne donne hanno hanno una una marcia marcia in in più, più, ecco, sono che perfettamente non è solo d'accordo. una frase fatta, è No, vero. allora posso dire No, sono perfettamente posso dire a d'accordo. ragion veduta che ripeto, è strano, però sembra strano all'esterno, dal maggio 2013 a oggi.
Noi non abbiamo discusso neanche mezz'ora dentro l'amministrazione. Abbiamo discusso, siamo arrabbiati perché non riuscivamo a fare le cose, ma non abbiamo mai e poi mai litigato per le poltrone, chi deve fare l'assessore, lo faremo domani, di turnazioni o altre cose. Sì. Questo è importante perché oggi la sfida del ben amministrare è fatta proprio dall'impegno che tu riesci a mettere. Se perdessimo tempo a litigare, sicuramente sarebbe, esiziale, per il Comune di Civitella sarebbe drammatico. Sarebbe drammatico anche in termini, insomma, per il tuo assessorato. Tu sei l'assessore al bilancio. Com'è il bilancio del Comune di Civitella? Un po' come il resto dei comuni d'Italia? Allora, sì. I bilanci pubblici stanno scontando la gravità del momento. Il governo Renzi, ma anche prima, diciamo, si sta cercando di spostare sempre più localmente la pressione fiscale. Il problema è che poi non c'è uno snellimento dello Stato centrale, cioè va bene tutto, ma se non snellisci lo Stato centrale e deleghi tutti i comuni poi hanno problemi ad erogare servizi. Oggi, e potrei chiederlo ai miei colleghi PD, PDL, Nuovo Centrodestra, cioè di qualsiasi parte politica, oggi noi siamo sostanzialmente erogatori di servizi essenziali. Nel bilancio di un ente, quello che tu puoi destinare a qualcosa di diverso è a malapena l'1% dell'importo complessivo. Diciamo che facciamo le manifestazioni, no, non le facciamo, ma gestisci 15-20 mila euro. Il resto sono scelte fatte per risparmiare, per razionalizzare i servizi, per cercare di portare somme sul territorio con progetti diciamo sovracomunali, ma non è più quella funzione che qualche anno fa i comuni potevano avere anche di pianificazione territoriale vera. Non ci sono le risorse. Sarebbe bello, io invito Supergei, in una trasmissione, forse gli spettatori si annoierebbero moltissimo, però capire che oggi sostanzialmente noi siamo solo ed esclusivamente coloro che erogano servizi alla collettività. Quindi gestiamo, non comandiamo, gestiamo, amministriamo quei pochi soldi in nome e per conto della gente. L'opposizione parla da un anno e mezzo di forte indebitamento, di buco, di tasse locali molto alte, di errori anche a livello di calcolo di percentuali. Come rispondiamo? Guarda, il problema è che errare è umano, perseverare è diabolico, no? Io ho portato un articolo del Centro del 16 ottobre 2014 dove risposi puntualmente a quello che diceva l'opposizione. Allora, l'indebitamento di Civitella è del 5,61% sulle spese correnti, il limite è l'8%. Vogliamo andare a vedere, durante il governo Ronchi praticamente è diminuito di 409.000 euro rispetto nel previsionale del 2014 rispetto all'ultimo bilancio di amministrazione Ronchi. Cioè, i numeri sono numeri, poi i commenti li possiamo fare come vogliamo. Il Comune di Civitella non è indebitato di più rispetto agli altri e devo dire però, allora mi consenti la polemica, perché chiaramente io sono pronto al contraddittorio, lo chiedo il contraddittorio, io mi sono trovato a gestire e devo dire che il Comune di Civitella ha avuto la fortuna in quel caso di avere me come assessore al bilancio. Io mi sono trovato la prima cosa, il primo giorno sul tavolo del sindaco, un decreto ingiuntivo della comunità montana della Laga fatto a nome del presidente Emanuela Fini di Civitella del Tronto al sindaco Gaetano Luca Ronchi per 139.000 euro. Decreto ingiuntivo a cui il sindaco Ronchi non si era opposto. Io, per le amicizie che avevo in comunità montana e ricordavano la mia presidenza, dissi: guardate che ci sono un mare di cifre che voi dovete al comune di Civitella del Tronto, e recuperai 90.000 euro di questi. Quindi
bisogna stare attenti quando si parla di buchi e indebitamenti. I buchi stavano da altre parti, però io mi sono sempre attenuto a una mia linea guida, che non devi mai dire la colpa è di quelli di prima. Io sono consapevole delle difficoltà che ci sono, cara Daniela, però so tranquillamente che ho scelto questa bicicletta e devo pedalare. Non accetto le provocazioni, perché nella trasmissione dove era ospitato Tucci si è parlato ad esempio dei 97.000 euro della neve, famosa neve del 2012. Sugli incarichi e le ditte, poi ne parleremo. Facciamo Benissimo. una pausa pubblicitaria e poi rientriamo su questi Va temi. Ben bene. rientrati dopo la pausa pubblicitaria. Allora, siamo con Gabriele Marcellini, assessore al bilancio del comune di Civitella. Stavamo parlando di amministrazione, in questo caso di opposizione, di alcune critiche mosse dall'opposizione nei vostri confronti, legati soprattutto magari a presunti indebitamenti. Si parlava di bilancio, di tasse, e poi è venuta fuori anche quanto detto da Stefano Tucci nel precedente 45 giri dal consigliere comunale relativamente alle eccessive spese, agli incarichi, alle ditte. Sì, allora vorrei brevissimamente dire alcune cose. Non è bello tassare, cioè è un obbligo che ovviamente noi abbiamo per poter erogare i servizi comunali, però dobbiamo dire la TASI a Civitella del Tronto introita un quarto di quella del comune di Campli. A Teramo c'è la polemica, si parla di 3 milioni,3 previsti, oltre 5 poi entrati perché le famose detrazioni che dovevano essere date ai cittadini poi erano difficilmente applicabili. Noi sulla tassazione la Tari è diminuita rispetto all'anno scorso, la Tasi si è limitata solo e esclusivamente alla prima casa, abbiamo cercato di sgravare le attività industriali, quindi abbiamo fatto simulazioni, abbiamo uno degli uffici tributi migliori in assoluto, dove abbiamo fatto da giugno fino all'approvazione del bilancio decine di simulazioni per cercare di essere il più equo possibile. Poi dobbiamo anche dire che nel computo di un bilancio a Civitella un buono pasto dei ragazzi costa 2,40 euro, a Teramo costa 4,60 euro. Vogliamo dire che abbiamo inaugurato un nido, oggi c'è il nido con ragazzini da 0 a 3 anni che vanno lì dentro. Vogliamo dire che i trasporti a Teramo è 130 euro per le fasce meno abbienti e noi il massimo sono 60 euro. Cioè anche questa è Insomma, politica non sociale. avete tagliato nulla sul No, sociale. anzi, ho detto 59.000 euro in più stanziati quest'anno 2014 rispetto al 2013 sul sociale. Abbiamo fatto le colonie. Diciamo il soggiorno termale anziani, come le colonie per i bambini, anche per i ragazzi portatori di handicap, cioè anche loro vanno al mare. Quindi con un costo ovviamente superiore rispetto al normale. Questo è quello che noi possiamo portare diciamo al comune. Le spese non sono proprio pazze, anzi, tutt'altro, sono molto contenute. Ripeto, stavo parlando prima della neve, dei presunti debiti precedenti. Allora, diciamo, voglio ricordare alla giornalista qui presente il famoso anno 2012 che Tucci È stato fa finta, diceva, ha fatto 1,5 metri di neve. Nevicò un venerdì, poi ci fu una pausa, rinevicò l'altro venerdì. Nevicata eccezionale, assolutamente. Teramo, ho delle foto di Teramo splendide. Ero al lavoro con Teramo con 1,5 metro di neve. io Il me la venerdì. ricordo a Teramo, Oh, lavorando a Teramo in un appunto, periodo. perciò lo faccio alla giornalista teramana. Allora, il venerdì prima Brucchi prese le più grandi parole perché Teramo era impossibile da fruire. I ponti si scivolava sul Ponte San Ferdinando, sul Oddio, Ponte. devo dire che il piano neve poi riuscì a... Stato di calamità naturale, il governo Monti disse: benissimo, diamo una mano ai comuni per sostenere la calamità naturale. Rinevicò e io vedevo a Teramo
delle ruspe che andavano in giro con le pale in alto in attesa della neve, cioè nel senso che alla fine ho visto spalatori e perché dissero qui paghi il governo. Stessa cosa si fece a Civitella, perché voglio ricordare che noi, l'amministrazione Tulini, nel 2004-2005 noi avemmo 2 mesi di nevicate continuative dove avemmo i complimenti delle missionarie che sono tutte tedesche che abitano a Civitella del Tronto, disse sembrava la Germania, per l'efficienza del servizio abbiamo speso 21.000 euro. Ora che con una settimana, anzi con 3 giorni, si spendono 97.000 euro e che ci sono addirittura fatture stranissime con un mezzo solo 48 ore, lasciamo perdere, capisco che qualcuno abbia voluto un pochettino largheggiare, ma no, il governo si accorse di queste cose che non sono accadute solo a Civitella e a Teramo, decise di dire io vi rimborso soltanto una minima parte. Noi abbiamo rimborsato la parte che ci ha dato il governo e una parte nostra e abbiamo rinegoziato con queste ditte perché ci rendevamo conto che era impossibile pagare Quella quelle somme spesa. perché era incredibile, 97.000 euro, forse la gente per 2 giorni di spalo neve, 2 o 3 giorni, significa 200 milioni delle vecchie lire. Era inammissibile. Quindi bisogna essere precisi e concreti poi quando si fanno queste affermazioni. Poi mi hai detto un attimo sugli incarichi e altre cose. Qui bisogna essere seri, bisogna essere seri. Io quelle affermazioni sono affermazioni gravi fatte da un consigliere comunale. Il consigliere comunale non sa che è entrato in vigore prima la 142, poi il decreto legislativo 267 sugli enti locali, post Tangentopoli. Lo sa che gli incarichi non vengono dati dalla politica? Lo sa che gli incarichi vengono dati dai funzionari e dai dirigenti degli enti? Forse ignora, cioè io non posso neanche sommessamente dire fai lavorare Daniela piuttosto che l'altro, perché è abuso d'ufficio. Quindi anche questo non è vero affatto che non lavorano i civitellesi perché stanno lavorando le ditte civitellesi, tanto che noi ci siamo presi un esposto. Il nostro ufficio tecnico, l'incarico non l'ha dato l'amministrazione, lo ha dato l'ufficio tecnico per la pubblica illuminazione dalla minoranza perché lavorava un civitellese in affidamento diretto. Quest'anno si dice no, non fate lavorare i civitellesi. Flaiano diceva le idee sono poche, in compenso confuse, mettetevi d'accordo con voi stessi. Cioè o facciamo lavorare, poi non possiamo prendere gli esposti al prefetto perché facciamo lavorare le ditte civitellesi. Ma ribadisco, Daniela, siamo in un paese dove dobbiamo essere seri, gli incarichi non li dà la politica. È uscita una cosa di Di Matteo che è stata applaudita da tutti quanti, dice fate lavorare un giovane insieme a un anziano, un assessore regionale. Noi, l'amministrazione Tulini, diede le linee guida per gli incarichi, perché la politica si ferma a quello, cioè la giunta dà una linea guida dicendo va bene, come si possono dare gli incarichi? Noi dicemmo competenze e giovani. Cioè mettiamo come secondo punto il giovane affiancare a uno anziano, esperto, possibilmente un giovane. Non posso dire di Civitella, perché capisci bene, oggi siamo nell'Europa, non posso dire fai lavorare il professionista di Civitella del Tronto. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto quando in una televisione che viene vista fai capire che la politica condiziona tutto quanto. La politica deve fare la politica. Programmazione. Se io voglio fare una trasmissione televisiva a Civitella del Tronto, devo dire benissimo, io voglio fare un serial a Civitella del Tronto. Poi il mio funzionario chiama 3 televisioni e dice è Super J perché ha queste caratteristiche. Perché Non la posso televisione essere del io. territorio? Ma lo deve dire il funzionario, non lo può dire la politica. E veniamo ad altre questioni. Per esempio, la nomina di Cristina Di Pietro all'interno dell'ente parco, recentissima, qualche polemica però con i sindaci di centro-sinistra che sono andati via a un certo punto. Siamo alle solite, qui mi raccontano che il già citato Minosse abbia da sindaco si sia tolto la giacca di sindaco e si è messo la giacca del PD dicendo le nomine si fanno politicamente. E gli altri sindaci aquilani hanno risposto, allora Cristina Di Pietro è stata votata da un sindaco di Rifondazione Comunista e dai grillini. Con la motivazione hanno detto, a noi ci sembra una persona preparata, competente di un comune che peraltro
ha anche un buon nome, visto che siamo anche in gara per essere il borgo più bello d'Italia. Che in teoria sta in montagna, che ne pensi? Che purtroppo Il che ne governo pensi sull'Imu. il governo l'Istat, che adesso c'è uno scaricabarile, l'Istat ha detto no, noi non abbiamo detto Ma Civitella è niente. ancora un comune montano, sì. No, il comune Civitella è comune parzialmente montano, ha gli impianti da sci parzialmente montano. Ovviamente era una provocazione. Torniamo al discorso, chi non voleva Cristina Di Pietro? Ma io da quello che ho sentito dire c'era un accordo per far votare Graziano Ciapanna, un accordo fra PDN e CD, questo è quello che io ho sentito. Siccome sinceramente sono stanco di queste cose, insomma di sentire queste cose, lì c'è stata una frattura, una rottura in quella riunione, sono andati via i sindaci del Partito Democratico, riconducibili al Partito Democratico, molti a loro, anche con loro rammarico. Per cui alla fine chi è rimasto, e ripeto, sono rimasti anche sindaci di sinistra dell'Aquilano, perché il parco sapete che ci sono addirittura, sono rimasti sindaci del Reatino, perché arriviamo fino a Rietri col Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, hanno voluto votare Cristina Di Pietro. Cioè ritenendola una persona competente, certe volte nei posti chiave è importante che ci siano persone competenti e capaci. Una volta per tutte in Italia premiamo la competenza e la capacità. La politica va bene pure, per l'amore di Dio, per gli equilibri, però io penso che avere Cristina Di Pietro nel direttivo dell'ente parco forse può anche spostare qualche equilibrio e qualche attenzione per i nostri territori che sinceramente sono stati trattati molto molto male fino a oggi da questo ente. Prima stavamo parlando, è uscita dopo la battuta del Comune Montano, la storia dell'Imu agricola. Lì, diciamo, è No, kafkiana lì diciamo la è vicenda, kafkiana perché Civitella non è Comune Montano, non è riconosciuto Comune Montano. No, Civitella del Tronto è considerato parzialmente montano e a differenza di un comune come Castellalto che viene considerato montano. Io feci una battuta e mi disse il sindaco di Canzano, disse, ma tu è niente, io e Castellalto ci guardiamo in faccia, io sono parzialmente montano e pago l'IMU e Castellalto sta dall'altra parte. Questo è stato fatto sulla base di una legge del 1952, l'Istat aveva rivisto questi parametri che sono essenzialmente tre, la superficie, la percentuale superiore a 600 metri, gli indici, di reddito dominicale e poi il dislivello, fra l'altitudine più bassa e l'altitudine più alta. Noi abbiamo chiesto un'audizione a Roma, stiamo aspettando, vogliamo parlare direttamente con Del Rio. Perché? Perché il problema non è tanto adesso la bandiera far pagare i nostri cittadini o meno, quello anche. A noi ci hanno tolto 153.000 euro, cioè 153.000 euro della Che non sono pochi. collettività sono tantissimi a novembre e qui ritorniamo ai default dei comuni. I problemi sono questi, devo dire a Tucci, non le spese pazze, i buchi. Questi non sono buchi, cioè nel momento in cui tu a novembre hai impegnato tutte le somme di bilancio e quindi conti sul fatto che lo Stato ti eroghi il Fondo di Solidarietà Nazionale, cioè quello che tutti i cittadini pagano, con le nostre tasse noi paghiamo, e poi vengono spalmati sui comuni italiani. Quindi noi ci siamo ritrovati a novembre, il 28 novembre, cioè quando non potevi fare neanche una manovra di assestamento di bilancio per legge, meno 153.000 euro da recuperare quei terreni agricoli, cioè significa aver sottratto al comune di Civitella quasi 300.000 euro di risorse, cioè 153.000 che ci toglie dalla fiscalità generale e i 153 che io devo chiedere ai miei cittadini, che già sono area svantaggiata comunque. Quindi è una manovra da 300.000 euro, ecco quello che è la cosa più grave, non perché il cittadino debba comunque pagare, io ho pagato pure io piccoli terreni che avevo, ho pagato, ma non è quello il problema, non è solo quello il problema. Il problema è che hanno depauperato di notevoli risorse il Comune di Civitella mettendolo in notevoli difficoltà finanziarie, perché se mi mancano a fine anno, è come se a te Daniela a fine anno tu hai già pagato l'affitto e tutto quanto, sai che ti deve rientrare la tredicesima, abbiamo scherzato, la tredicesima, quest'anno non te la diamo, non ti diamo neanche lo stipendio di dicembre. Penso che ti trovi in difficoltà quando già hai comprato una macchina, devi pagare le rate e tutto quanto. Questo è successo, ecco. Del L'ho Rio vi ha spiegato molto, risposto. lo stiamo aspettando tramite canali ovviamente nostri onorevoli,
una risposta. Vedo che altri sindaci sono stati ricevuti, per cui noi stiamo preparando dei dossier, anche perché ad esempio noi abbiamo in progetto grossi interventi di edilizia scolastica a Civitella. Facciamo il nuovo polo scolastico a Civitella Capoluogo, ci riapproprieremo dell'area dell'ex agraria, dell'istituto agrario, che è una cosa che va in giro da 30 anni. Siamo stati in regione non più tardi di ieri mattina, il sindaco Di Pietro, Quindi sorgerà il polo scolastico a a Civitella. Civitella, e più noi faremo le nuove scuole materne a Civitella. Oggi le materne sono allocate presso un edificio di proprietà della curia, della parrocchia di Villa Quindi grandi Lempa. progetti. Grandi progetti, però i grandi progetti devono andare incontro al patto di stabilità, e qui rischiamo un'altra cosa, cioè molte cose noi non abbiamo potuto pagare Per non sforare il patto di proprio per stabilità. non sforare questo maledettissimo patto di stabilità, e Beh, qui quindi. siamo a Santovero, un comune che ne sa qualcosa di sforamenti di patti di stabilità. Ma noi chiederemo proprio per le scuole la deroga, cioè nel senso che stiamo parlando di calcinacci che cascono dai soffitti delle scuole dei nostri figli e tutto quanto. Chiederemo la deroga per l'impiantistica scolastica, quantomeno, cioè questi soldi ci sono, fateceli spendere. Signor Grave, sei in contatto col sindaco di Appignano del Tronto per le Sì, questioni legate al mio agricola? io ho avuto modo, anzi vi devo ringraziare perché ho avuto modo di conoscerlo. Qui loro hanno risolto, perché poi nelle Marche i comuni sono ritornati tutti quanti montani, quasi tutti quanti, a differenza di quello che capita a Civitella del Tronto. Io penso che forse negli anni 50 fu una scelta politica di non diventare montano, perché cioè, secondo me è troppo strana tutta quanta la vicenda. Quindi evidentemente gli amministratori dell'epoca ritennero, magari fecero qualche pressione per dire meglio essere parzialmente. Stessa situazione nel comune di Campli, che c'è il Monte Foltrone, cioè la montagna di Campli, 1700 anni, è la stessa situazione di Civitella, quindi con un aggravio anche loro per il bilancio del comune di Campli. Senti, parlando di Civitella, di Orgoglio Civitellese, che non è l'associazione, ma semplicemente orgoglio di essere di Civitella del Tronto, non possiamo non parlare di una trasmissione che si chiama Le Falde del Kilimangiaro, che possiamo tranquillamente citare, una trasmissione di Rai 3, che sta portando avanti un evento, un premio che è il borgo più bello d'Italia. Recentemente Civitella del Tronto ha vinto, diciamo, la sua sfida con Città Sant'Angelo per il borgo più bello d'Abruzzo, è arrivata in finale. Adesso ci sono le finali. Civitella se la vedrà con altri borghi d'Italia, appunto per essere declamato il borgo più bello d'Italia. Voi un po' ci credete che si possa Allora, vincere? fra le deleghe io ho anche la delega al turismo, e qui approfitto in maniera scandalosa della televisione per fare propaganda a Civitella, ma Certo. penso che ne valga la pena. Sono in corso le votazioni, nel senso che il meccanismo non sarà più il meccanismo del televoto, cioè quello fatto con In il telefono, in precedenza con la precedenza votazione del adottato. borgo più bello Adesso d'Abruzzo. sono stati scelti 20 borghi, bisogna andare sul sito www.rai, cioè www.alefaldedelkilimangiaro.rai.it, e lì registrarsi attraverso la propria mail personale. Il meccanismo è un pochettino particolare, e Io non so poter. se con la regia magari riusciamo anche a farlo vedere, se la Allora, regia pronta magari riesce anche a trovare la è molto pagina. bello. Lì basterebbe andare sul sito Facebook istituzionale del comune, dove noi rilanciamo proprio cliccando Sul sito lì, proprio del Comune di Civitella del sito Tronto. Facebook del Comune di Civitella, perché sta andando tantissimo questo strumento di informazione. Per cui cliccando Cliccando proprio lì lì proprio vieni, ti ti indicizza renderizza. proprio lì, e quindi lì c'è anche addirittura un filmato come si vota. Quindi andando lì i cittadini possono votare fino diciamo al 22 marzo. Ogni giorno si può dare un voto. E se la regia riesce a trovare il sito del comune di Civitella del Tronto, eccolo qui, Sì, questo il è il sito sito del del comune comune di Civitella del ufficiale, Tronto. dove comunque c'è il link Sì, di cui parlavi. andando sotto poi, man mano c'è proprio Vabbè, tutto quanto magari riusciamo a sul sito del trovarlo. comune. Sì, lì Se no, altrimenti sul praticamente. sito della RAI possiamo Sì, trovarlo. Lì si assolutamente. può cliccare, tu lì Sì. cliccando.
Sì. su quel link, dai Allora, un sul link voto. ti fanno registrare perché, diciamo, è una gara regolare, quindi devi registrarti con un tuo nome, Daniela 64, Non bisogna eccetera. dare un No, 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 nome, mica, si mica può te. dare, ecco, ricordiamo che si può dare per chi magari ha paura, sai, No, no, devo mettere il nome, il assolutamente. cognome, L'unica no, cosa, no, no. ricordarsi la password propria. Un nome L'unica fittizio, cosa una fittizia, uno password. può chiamarsi Pippo Gesualdo 1964, Esatto. però bisogna dare la propria mail, perché la RAI vi manda poi il messaggio sulla mail e poi tu ogni giorno, riandando lì, voti direttamente. Un'altra cosa specifica, si può votare in realtà più di una volta. Allora, Non è si può detto che si può, votare una però al volta al giorno, giorno, non più di una esatto. cliccata al Non, giorno. se uno ha 5 indirizzi di posta elettronica può Vabbè, votare 5 volte, ma non credo quello è che, anche non credo che una persona vero. possa Quindi avere bisogna 5 crearsi indirizzi. almeno 15-20 mail a testa, cioè diciamolo subito ai civitellesi, anzi a tutti gli No, abruzzesi. io dico a tutti quanti, una cosa di cui sono orgoglioso, lo posso dire in una trasmissione ovviamente vista. E una televisione vista un pochettino in tutta quanta la provincia e non solo, anche nella Scolano, che a Teramo ho incontrato la gente che mi diceva abbiamo vinto, abbiamo vinto, cioè i teramani, non i civitellese, ho capito quanto è amata Civitella fuori dalle mura di Civitella, cioè Civitella veramente, cioè non ce l'aspettavamo di vincere una sfida con un comune che aveva 15.000 abitanti, quindi è chiaro che si partiva svantaggiati. La nostra, diciamo, i nostri ragazzi che sono andati a Napoli alla trasmissione, la redazione gli disse: guarda, non fatevi illusione, partite battuti. Siete un comune di 5.000 abitanti, il borgo sono 200 persone, Città Sant'Angelo c'ha 15.000 abitanti, quindi voi siete morti in partenza. Davide contro Golia. Beh, Invece, come la storia ci insegna, io ha vinto, ha vinto permettete, Cicero pro Davide. domo suo, il borgo è più bello, perché adesso con tutto il rispetto Però per Davide Città Sant'Angelo, indubbiamente. Civitella del Tronto effettivamente è uno dei borghi in assoluto più belli d'Italia. E indubbiamente con Città Sant'Angelo non è che ci fosse tutta questa lotta a livello di No. bellezza estetica o artistica. Però insomma adesso si potrà votare fino a quando? Allora, fino al 22 marzo. Quindi fino al prossimo 22 marzo, Sì, meno di un poi mese di dopodiché, tempo. allora, adesso per 4 domeniche, verranno ripresentati i 5 borghi per volta. Non ti dicono, non ci dico Civitella andrà domenica prossima oppure andrà quell'altra domenica. Ecco qui, Sì, l'abbiamo trovata la esatto, pagina. lì praticamente come si può votare, quello è semplicissimo comunque, poi soprattutto i ragazzi ci sguazzano su Facebook, quindi non hanno problemi. Questo è proprio il filmato, è il filmato Che che ci hanno ha fatto permesso di vincere vedere alla con RAI. i droni che giravano per Civitella, per il centro storico, e hanno ripreso tutte le bellezze del centro storico Beh, è di stato un bel Civitella. Ma momento. un momento fantastico perché finalmente è il ruolo che Civitella merita comunque, di rappresentante di una provincia e se vogliamo anche un rappresentante dell'Abruzzo. Stiamo vedendo, vabbè, Sì. altre immagini. Comunque il tempo a disposizione è terminato. Non abbiamo detto tutto quello che volevamo dire. Magari ce lo riserveremo per una prossima intervista, chissà, tra qualche tempo con Gabriele Marcellini, assessore al bilancio del comune di Civitella del Tronto. Grazie di essere stato a 45 giri. Io ringrazio voi, fate un grande servizio, io sono orgoglioso di essere civitellese, di essere un amministratore locale in questo momento e quindi va dato atto a voi che date voce al territorio, cioè date voce anche ai problemi dei cittadini e anche agli sforzi che si fanno per risolvere. La politica non è tutto brutto come oggi una certa stampa, diciamo, la vuole descrivere. Comunque a sinistra, chiudiamo come il titolo della Comunque trasmissione. a sinistra e comunque coerenti con le proprie Bene, con 45 giri ci ritroveremo domani per un nuovo appuntamento. Arrivederci.